Tante persone combattono tutti i giorni con l'infiammazione. Spesso ci sono problematiche croniche che ti obbligano a prendere dei farmaci antinfiammatori a lungo termine. Il problema è che se da una parte hai dei benefici, a lungo termine il farmaco porta sempre degli effetti indesiderati che sarebbe molto meglio evitare. In questo video andiamo a parlare di 6 alimenti antinfiammatori che puoi utilizzare senza limiti, senza restrizioni, per il bene della tua salute, in sostituzione dei farmaci e senza effetti collaterali. Alma Fisio, curare, non trattare. Da tanti medici e da tanti ricercatori a livello mondiale, oggi gli antinfiammatori da banco sono considerati uno dei mali maggiori per la salute della persona. Se in passato il medico aveva delle perplessità nel darti un antinfiammatorio perché poteva conseguentemente crearti delle ulcere allo stomaco, oggi alcuni farmaci non hanno questo tipo di controindicazione ed è per questo che puoi trovare farmaci antinfiammatori in tutti i supermercati e li puoi comprare anche senza prescrizione. Questi non ti provocheranno un'ulcera, ma hanno comunque delle conseguenze gravissime a livello intestinale, soprattutto nella tua flora batterica a livello dell'intestino grasso e dell'intestino tenue. A lungo andare, chi fa uso e abuso di antinfiammatori, prendendone anche uno al giorno, finirà per distruggere tutti i microbatteri sani a livello del proprio intestino, andando incontro conseguentemente a problemi di disbiosi, di cattiva digestione e di aumento dell'infiammazione sistemica, che doveva essere proprio il motivo per cui tu prendevi gli antinfiammatori. Avendo fatto questa doverosa premessa, in cui ti consiglio vivamente di ridurre al minimo, solo in situazioni essenziali, l'uso degli antinfiammatori, andiamo a vedere invece cosa puoi usare, che alternative hai a livello naturale che ti daranno gli stessi benefici, la stessa utilità, ma eviteranno un sacco di problemi a lungo termine. Il problema principale è sempre la situazione acuta, è sempre la tua capacità di capire come la scelta giusta a breve termine ti darà dei benefici a lungo termine. Troppo spesso decidiamo di prendere un antinfiammatorio o di avere un sollievo adesso temporaneo, ma per poi pagarne le conseguenze a lungo termine. Succede così in tutti gli aspetti della vita e quando si parla di salute è ancora più chiaro. Quando ti fai male, quando hai mal di testa, quando hai anche un po' di infiammazione, di dolore di stomaco e decidi di prendere un antinfiammatorio, stai rimandando il problema per un sollievo del momento, ma aumentandoti i disturbi in maniera esponenziale nel lungo termine. Il risultato finale è che diventi un cliente affezionato delle case farmaceutiche, perché avrai bisogno sempre di un numero maggiore di antinfiammatori e sempre più frequentemente, proprio perché il tuo organismo si adatta al primo effetto che l'antinfiammatorio dà e ne ha bisogno sempre di più. In una situazione di infiammazione permanente continuerai ad avere maggiori disturbi, gli effetti collaterali saranno sempre più evidenti e il tuo medico si troverà in una situazione veramente difficile. Da una parte non sa che cosa darti, non sa come aiutarti, dall'altra hai così tanti sintomi e così diversi che colpiscono tutto il tuo organismo, dalla pelle all'intestino ai dolori, che anche lui non sa da dove iniziare. Prima di tutto dovrebbe disintossicarti dagli antinfiammatori, ma spesso quello che fa è darti qualcosa di ancora più potente come il cortisone per cercare di interrompere le tue lamentele, per cercare di starti stare buono. Andiamo insieme allora a capire la radice del problema, lavoriamo sul principio dei tuoi problemi e quindi sul tuo stile di vita e sulle tue abitudini alimentari per cambiarle, per aggiungere qualcosa di positivo che ti faccia prevenire prima di tutto gli stati infiammatori e te li faccia curare gradualmente e progressivamente senza però darti effetti indesiderati. Il primo alimento che voglio consigliarti è la curcuma. Una pianta che cresce in particolar modo in India e in Asia, da cui si prende proprio la radice, che è il prodotto che puoi trovare anche al supermercato.
La curcuma è un alimento che appunto nella medicina cinese e indiana è da sempre stato usato per le sue proprietà antinfiammatorie. Ma il suo vero vantaggio è che non ha semplicemente un effetto antinfiammatorio, ma ha una miriade di altri effetti positivi sul tuo organismo che la rendono così importante e utile. L'infiammazione è una cascata, una conseguenza di reazioni del tuo organismo proprio per rispondere a una possibile minaccia, un possibile trauma. È per questo motivo un processo che non per forza bisogna interrompere, ma specialmente in fase acuta bisogna favorire, perché tu vuoi ripararti e l'infiammazione è proprio una riparazione. Quando però le cose vanno avanti per lungo tempo, ci possono essere degli effetti cronici dell'infiammazione sul tuo organismo e vorresti ridurla. I farmaci da banco antinfiammatori che tu prendi vanno a interrompere solo una fase dell'infiammazione, ma non hanno nessun effetto, anzi hanno effetti negativi su tutte le altre possibili cause del tuo problema. Prendere della curcuma è stato dimostrato ha gli stessi effetti di un farmaco da banco. Per questo deve essere assolutamente privilegiata rispetto a questi tipi di medicinali. Non solo ridurrai l'infiammazione, ma ci sono anche dei benefici enormi a livello gastroprotettivo, epatico e anticancro. La curcuma ha la proprietà di essere coleretica, ovvero stimola la produzione di bile, che ti permetterà quindi di digerire ancora meglio i grassi. E ha anche proprietà colagoga, che è la capacità di espellere la bile dalla tua colecista, evitando e prevenendo possibili calcoli biliari. Ma non si fermano qui i suoi benefici. Un altro aspetto importante è che la curcuma è un tremendo antiossidante. Da una parte si combina bene con i radicali liberi, neutralizzandoli, dall'altra stimola il tuo organismo a produrre quegli enzimi proprio antiossidanti e quindi anti-invecchiamento. La curcuma stimola la produzione di neurotrofine e questo la rende un alimento utilissimo per evitare i rischi di Alzheimer, di aumentare la nuova formazione di connessioni neuronali nei tuoi assoni e quindi migliorare anche la tua memoria. Se hai problemi cardiovascolari, se il tuo rischio di attacco cardiaco è alto, la curcuma è sicuramente un elemento da aggiungere alla tua dieta. Ha un effetto positivo sull'endotelio, rendendolo più flessibile e più malleabile. L'endotelio è il rivestimento, le pareti delle tue arterie, sono proprio quelle pareti che con problemi cardiovascolari possono ispessirsi, irrigidirsi e quindi diventano con molta più facilità prone alla rottura o alla lesione. Studi hanno dimostrato che la curcuma ha gli stessi effetti dei farmaci a base di statine e in un gruppo di persone operate di bypass in ospedale, dargli 4 giorni di curcuma prima e dopo l'intervento riduceva del 65% il loro rischio di avere un infarto. Ma se c'è un effetto di particolare interesse è il suo effetto anticancerogeno, sia a livello preventivo che a livello di miglioramento della prognosi se hai già un problema di cancro. In particolar modo il cancro a livello del sistema gastrointestinale, i famosi polipi che potrebbero esserti stati riscontrati da una ecografia, da una colonscopia. La curcuma ha la proprietà di ridurre la formazione di cellule maligne e ha la capacità di bloccare la formazione di vasi sanguigni di un tumore in espansione. Per questi motivi, per questi innumerevoli motivi, è meglio preferire la curcuma come antinfiammatorio rispetto a qualsiasi farmaco da banco che trovi al supermercato. Come dosi è importante prendere almeno 1000 mg al giorno, ma per aumentarne enormemente i benefici è da aggiungere con il pepe nero, perché in questo modo gli effetti della curcuma si moltiplicano per il 2000%. Ci sono dei supplementi, delle capsule, se non ti piace il sapore o l'odore, ci sono delle capsule che vengono già preparate con i 1000 mg e già con altre sostanze come il pepe nero in modo tale da avere l'effetto completo. Altrimenti puoi comprarla al supermercato in maniera cruda e sparerla nelle tue insalate o magari nelle tue infusioni.
Il secondo alimento antinfiammatorio che ti consiglio è lo zenzero. Anche lui fa coppia con la curcuma, anche lui viene dall'India e dalla Cina, e anche lo zenzero è una radice, con un particolare elemento che ha un effetto estremamente positivo per il tuo organismo. Diversi studi dimostrano come dare lo zenzero a persone con artrosi, con irrigidità cronica, riduca enormemente la sensazione di dolore e migliori anche la mobilità della persona che ne soffre. Ma come la curcuma, lo zenzero ha anche numerosissime altre qualità che lo rendono un farmaco come un farmaco, ma senza effetti indesiderati, ma con altri enormi effetti positivi su tutto il tuo organismo. Lo zenzero è estremamente efficace per ridurre la nausea, sia nelle donne in gravidanza, come è risaputo, ma per chi fa la chemioterapia o dopo un'operazione chirurgica. Riduce i dolori muscolari dopo che hai fatto esercizio fisico, ma, e questo è importante, ha un effetto molto positivo nel controllare e abbassare i livelli di zucchero nel sangue e per tanti è quindi considerato anche un ottimo antidiabetico. Riduce il colesterolo cattivo nel sangue e questo è molto efficace nel prevenire i tumori e anche le infezioni. Se hai problemi di reflusso gastroesofageo, prendere dello zenzero è sicuramente positivo perché è stato dimostrato che lo zenzero facilita e velocizza il passaggio del cibo all'interno dello stomaco fino al 50% più veloce prendendo una bustina, prendendo un po' di zenzero spolverato prima di mangiare, ti farà digerire in modo molto più veloce e quindi avere meno effetti, meno sintomi negativi da reflusso gastroesofageo. Il terzo alimento è una pianta molto comune nella nostra tavola, il rosmarino, che è veramente eccezionale perché a volte lo vediamo proprio crescere anche sulle strade e quindi è alla portata di tutti e sempre fresco. Anche il rosmarino ha innumerevoli proprietà. Ci sono studi che dimostrano che aiuta nel migliorare la memoria, nell'aiuta nel perdere peso, nel controllare i livelli di zucchero, nel ridurre l'infiammazione e prevenire il cancro. Ma in questo video voglio parlarti di due qualità particolari del rosmarino. La prima è la sua capacità antimicotica, ovvero di combattere e intervenire nell'aumento, nella produzione di quei funghi o di quei batteri patogeni o troppo nocivi che potrebbero annidarsi nel tuo intestino. Prendere il rosmarino permetterà di neutralizzare l'aumento di questi batteri e di neutralizzare le sostanze tossiche che potrebbero essere diffuse nel tuo organismo proprio da questi batteri. L'altro aspetto utilissimo del rosmarino, che è stato dimostrato anche da diversi studi, è la sua capacità nel migliorare la vista e nel rallentare o ridurre il rischio di degenerazione della macula. Per cui se hai problemi anche agli occhi, aggiungere sempre del rosmarino alla tua dieta è utile. Il rosmarino lo puoi usare sia come foglia nei condimenti, nella carne come fai tutti i giorni, ma ancora meglio come tè, ovvero sciolto in acqua calda, così da averne proprio tutti i suoi benefici e poterlo bere quotidianamente anche durante il digiuno intermittente. Se ti interessa il digiuno intermittente abbiamo fatto proprio un video che puoi trovare qua in descrizione per capire quanto è benefico questo stile di vita e questo approccio. Ci sono anche in medicina gli oli essenziali in alta concentrazione, ma sono dei veri e propri medicamenti e quindi è importante che tu prima abbia la consulenza di un medico per approcciarti agli oli essenziali di rosmarino e vedere se possono esserti utili nella tua situazione. Se pensi che queste informazioni ti siano utili, se ti sta piacendo il video, metti un pollice in su per favore, iscriviti al canale e condividilo con un amico che pensi ne possa avere dei benefici. Se lui starà bene, anche tu starai bene. Il quarto alimento, buonissimo, preziosissimo, e che troviamo spesso sulle tavole italiane, specialmente in Calabria, è il peperoncino di Cayenna, che contiene la capsaicina, una sostanza dalle innumerevoli qualità e molto benefica. Oltre ad avere poteri antinfiammatori, antitumorali, antiossidativi, per quanto riguarda la capsaicina, quello che sottolineo è la sua capacità di ridurre il dolore. E questo può essere molto molto utile, specialmente in quelle condizioni di dolore cronico in cui la persona soffre sì di dolore ma non ha un'infiammazione.
Prendere la capsaicina sia all'interno dei pasti, sia come crema da spalmare sulla pelle nell'articolazione dolorosa, è un ottimo rimedio per abbassare l'intensità del dolore e poter permetterti di tornare a muoverti in maniera ottimale. Io personalmente la spolvero in una delle mie pozioni in cui metto acqua, limone, aceto di mele e appunto la polvere di peperoncino. Ha un sapore particolare, a non tutti piace, ma c'è anche l'aceto di mele con le sue qualità digerenti e che, se vuoi approfondire, abbiamo fatto proprio un video dedicato all'aceto di mele. La capsaicina ha anche la capacità temporanea di aumentare il tuo metabolismo e di farti bruciare un po' di più i grassi, anche se è una reazione temporanea che poi il tuo corpo non ha più col passare del tempo. Quello che però è sicuramente utile è che riduce la produzione di grelina, e la grelina è l'ormone della fame. Più livelli di grelina hai nel sangue, più fame hai. E avere il peperoncino nella tua dieta ti farà abbassare l'appetito, i livelli di fame e quindi anche perdere più facilmente peso e bruciare meglio i grassi. Prima di finire aggiungiamo un asterisco però sul peperoncino: in caso tu prendi aspirina o qualche farmaco per fluidificare il sangue, ci possono essere delle interazioni ed è quindi giusto consultare prima il medico che fare degli errori, che prendere troppo peperoncino e averne poi degli effetti indesiderati, aumentare troppo la fluidità del sangue e poter soffrire di emorragie. Il quinto alimento da raccomandare con effetti antinfiammatori è l'omega 3. Omega 3 che puoi trovare sia nel pesce, come nei frutti secchi o come nei semi di lino. È un olio essenziale molto molto positivo per la tua salute, che dovrebbe essere ben bilanciato con gli omega 6. Il problema è che se facciamo un'analisi di un individuo di 40 anni medio in una città occidentale, normalmente il rapporto tra omega 6 e omega 3 è di 25 a 1. Da dove vengono tutti questi omega 6? Molto spesso le persone assimilano e accumulano tanto omega 6 dagli oli da cucina, come l'olio di girasole, che è usato in tante fritture o in tanti prodotti da banco e che quindi poi ti sbilancia questa simmetria tra omega 6 e omega 3. Per questo motivo, aumentare il tuo contributo, il tuo fabbisogno di omega 3 quotidiani può essere molto molto utile per aumentare questo equilibrio. Lo puoi trovare quindi nel pesce fresco, nel pesce azzurro, come nel salmone o nei semi di lino, ma puoi prenderlo anche come supplemento in capsula direttamente in olio. È molto molto utile e molto positivo, sempre assunto almeno con 1000 mg al giorno. Un alimento che lo contiene in maniera ottimale, che è anzi la fonte primaria di omega 3, che però non è tanto presente nelle cucine italiane, ma che potresti iniziare a introdurre, sono le alghe. È proprio dalle alghe che il pesce prende l'omega 3, di cui poi è ricco e che tu poi scegli al supermercato. Ma se vai direttamente alla fonte, all'alga, avrai tutti i benefici di questa sostanza in maniera diretta, senza dover passare dal pesce e senza per forza spendere tanto. Il sesto alimento da consigliare, da introdurre tutti i giorni, è il tè verde. Abbiamo fatto proprio un video specifico sul come preparare, su quale scegliere, sulle differenze tra il tè verde del supermercato e quello invece originale, il tè matcha, che è proprio verde, proprio una foglia viva. Il tè verde è molto importante perché è ricco di catechine, sostanze eccezionali che hanno effetti antinfiammatori, antitumorali, antiossidativi. Hanno talmente tanti benefici che anche in questo caso è inutile andare a vedere apparato per apparato, sistema digestivo, sistema nervoso, perché veramente tutto il tuo organismo ha dei benefici quando introduci il tè verde. Il tè verde è anche consigliatissimo quando stai facendo il digiuno intermittente. Nel digiuno intermittente la fase di digiuno, con tutti i suoi effetti positivi per il tuo organismo, non è interrotta se introduci tè verde. Per cui caffè, tè verde e acqua sono sempre consigliati quando stai digiunando. Riassumendo, non prendere farmaci antinfiammatori se è possibile, stai avendo un piccolo beneficio per tanti problemi a lungo termine. Al contrario, prendi questi 6 alimenti, inizia a introdurre questi 6 alimenti perché hai un beneficio sia all'inizio che a lungo termine su tutto il tuo organismo. La curcuma, lo zenzero,
il rosmarino, la capsaicina nel peperoncino di cayenne, l'omega 3 e il tè verde sono alimenti che devono far parte di ogni cucina di ogni italiano. Più ci sono i colori, più ci sono le spezie e più la tua cucina sarà saporita e sana. Iniziate coi bambini, inizia coi bambini, fagli annusare le spezie. Chiedigli con che cosa lo abbineresti questo sapore. Inizieranno a conoscere la cucina, inizieranno a capire cosa significa l'olfatto, qual è la proprietà, quali sono le proprietà degli alimenti. Inizieranno a fare le loro associazioni e gli piacerà molto di più mangiare certe cose perché già le conoscono, perché già ne sono affini. Le spezie sono la vera essenza della cucina, abbonda di spezie piuttosto che di sale perché ti faranno un sacco di benefici, ti porteranno un sacco di aspetti positivi e non ci sono eventuali controindicazioni. Spero che il video ti sia piaciuto, se hai bisogno di una consulenza specifica contattaci pure a info@almafisio.com. Oltre a me ci sono un team di fisioterapisti, di psicologi, di nutrizionisti al tuo servizio per rispondere alle tue domande. Visto che c'è la tua salute di mezzo, visto che la tua salute è importante per noi, proprio per quello evitiamo però di dare risposte sommarie senza conoscerti, ma preferiamo prima farti una visita per poterti consigliare nel modo più adeguato. Aspettiamo quindi la tua richiesta, la tua consulenza se ne hai bisogno. Ci vediamo domani con un altro video. Ciao e alla prossima!